Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Marta e oggi faremo un video haul try on haul, quindi vi mostrerò anche i capi indossati, però sarà un po' diverso dal solito. In quanto questa è una collaborazione con Shein, sapete che mi sono trovata benissimo quando ho acquistato dal loro sito, quindi ho deciso di provare a scrivergli e vedere se fossero interessati a una collaborazione, e questa collaborazione l'ho strutturata non come un classico video haul in cui compro cose a caso e ve le mostro, ma ho pensato di darvi qualche idea di stile, diciamo, e vi mostro subito il primo capo così capite. Ho scelto un capo base da cui partire, in questo caso uno shorts. Ok, mi direte, ma Marta adesso inizia a fare freddo, allora qui fa caldissimo, qua ci sono ancora 40 gradi, quindi lo shorts continuerò a usarlo ancora per settimane probabilmente. In più comunque lo shorts è un capo che si può utilizzare anche in inverno, perché basta mettere la calza, il collan sotto, o per chi come me è super caloroso anche senza, e comunque si può utilizzare tutto l'anno. Quindi sono partita dallo shorts e ho creato 4 stili diversi per abbinarlo, 4 modi diversi. E niente, quindi adesso man mano che vi mostro i capi ve li mostro anche indossati, così vedete l'outfit completo, diciamo, e partiamo magari dagli outfit un pochettino più estivi e leggeri e arriviamo a quelli un pochettino più pesanti. Quindi prima di iniziare voglio dirvi che Shein mi ha lasciato anche un codice sconto per voi, il codice è Q3Marta, ve lo scrivo qui, ve lo metto sotto nell'info box, lo trovate ovunque, e vi dà diritto al 15% di sconto su una spesa minima di 39 euro, quindi ottimo, anche perché in questi giorni stanno sempre facendo la spedizione gratuita sopra i 19-29 euro, quindi avrete la spedizione gratuita e il 15% di sconto, che non è male. In più vi consiglio comunque di scaricare l'app, perché dall'app, se ogni giorno fate l'accesso, ricevete dei punti, e i punti, che si sommano anche a quelli degli acquisti, adesso non mi ricordo esattamente, però forse un punto ogni euro, ogni 2 euro di acquisti, non ricordo bene. Comunque questi punti poi vi servono per acquistare, nel senso che un punto equivale a 1 centesimo. Infatti io ho fatto anche un altro ordine che vi mostrerò poi prossimamente, perché mi aveva regalato Barbara la card per il compleanno e quindi ho fatto l'ordine con quella, e ho scalato anche 7 euro che avevo accumulato facendo gli accessi giornalieri sull'app, quindi direi fantastico. Comunque, bando alle ciance, iniziamo subito. Vi lascerò di ogni capo il codice qua sotto, il codice, il link, tutto quello che trovo. Partiamo ovviamente quindi dallo shorts. Ho preso questo shorts qui tutto strappato, anche uno strappettino sulla chiappetta, però non si vede nulla, l'ho già provato più e più volte, non si vede assolutamente nulla, potete stare tranquilli. Non mi ricordo le varie taglie che ho preso, quindi ve le lascio magari scritte qui sotto. Comunque il consiglio migliore che posso darvi: non basatevi sulle taglie, ma basatevi sulle misure, cioè prendete bene tutte le misure di seno, vita, cosce, fianchi, spalle, altezza, tutte le vostre misure, prendetele bene e basatevi su quello. Io infatti questo shorts l'ho preso basandomi sulle misure, ho cliccato la taglia che secondo me poteva essere giusta e ho visto lì le misure che scrivevano, perché di ogni capo vi mettono i centimetri, ed è una cosa secondo me comodissima, perché ogni capo è a sé, anche noi abbiamo fisici diversi, quindi non ci sarà mai nessuna esattamente come me, magari al seno più grosso, più piccolo, cose di questo genere. Quindi ovviamente vi consiglio di basarvi sulle misure che trovate lì e non sulle misure che vi dico io, che vi dice la vostra amica, eccetera eccetera. Basatevi su quelle misure. Poi ovviamente in base al capo dovete cercare di capire qual è la misura giusta per voi, perché ad esempio su uno shorts che sì, è un po' elasticizzato, però magari volete l'effetto morbido sulla gamba, se di coscia voi siete 69 per dire, vi conviene prenderne uno che sia 70-71 se lo volete morbido, se invece lo volete aderente potete prenderlo anche 68 per dire. Scusate, ma è tutta la mattina che parlo perché sto facendo video da quando mi sono alzata, quindi non ho più voce. Comunque dicevamo, oppure tipo un abito, l'abito magari ha la ricciatura sotto il seno, la ricciatura elasticizzata, quindi anche se di vita vi dice 2-3 cm meno delle vostre misure, potete ugualmente acquistare quella taglia. Perché? Perché poi c'è l'elastico che cede. Dipende sempre un po' da come desiderate voi i capi. Ad esempio li preferisco sempre un po' più morbidi, quindi vado piuttosto sulla taglia in più che su quella in meno. Comunque dicevamo, questo shorts è bellissimo, veste benissimo, e adesso vi mostro come abbinarlo. Il primo abbinamento che ho fatto è con questo coordinato, allora vi mostro al volo il pantalone,
che è questo pantalone stupendo tie-dye, super colorato, un po' stile tuta, con l'elastichino in fondo, e la sua maglia è stupenda perché anche lei ha l'elastichino sul fondo, quindi la potete portare lunga con l'elastichino che si vede, potete rigirare l'elastichino, potete tirare molto su l'elastichino fino al seno, si può portare in svariati modi in base a quanta pancia volete mostrare, in poche parole. E quindi anche con lo shorts fa un bellissimo effetto. Questa non è super super leggera perché ha la manica un po' più lunghina, però è molto molto leggero il tessuto, quindi anche se ha la manica lunga è comunque leggera, cioè non è pesantissima, non è una felpa, ecco, è proprio una magliettina. E anche lei ovviamente ha tutti questi colori stupendi e meravigliosi. Di questa c'è scritta la taglia, è una 1XL, forse anche nel pantaloncino c'era scritta la taglia, ma io non l'ho visto. Sì, esatto, il pantaloncino è una 2XL, sono andata apposta larga perché io ho il problema delle cosce, sono ben messa, diciamo, sulle cosce. Invece, quindi, dicevamo, questa è una 1XL e ecco, ricollegandomi al discorso di prima delle taglie, guardate sempre le misure perché? Perché ad esempio io compro dalla L alla 2XL, diciamo che è come se non ci fossero vie di mezzo, a volte prendo la L, a volte prendo la 1XL, a volte la 0, a volte l'XL, a volte la 2, quindi dipende un po' dal capo, quindi per quello vi consiglio di guardare sempre le misure perché così almeno non sbagliate. Comunque questo era il secondo capo che amo, desideravo tantissimo un pezzo tie-dye, un mio desiderio da un po'. Avevo un coordinato molto leggero estivo qualche tempo fa, però poi sono ingrassata e l'ho dato via, vabbè. Quindi questo era il primo abbinamento, shorts di jeans e maglia tie-dye, maniche lunghe, maniche corte, con elastico, senza, come preferite voi. Comunque questo è un bel abbinamento anche per uscire di giorno con gli amici, una roba easy e veloce da tutti i giorni. Il secondo abbinamento l'ho fatto invece un filino più raffinato e ho abbinato questo body, questo stupendo body bianco che mi va ragazzi, io ho sempre un problema con i body, non mi si agganciano mai sul fondo o si staccano o non ci arrivano proprio, questo invece è perfetto, anzi forse ci stava anche una misura in meno, ma va bene così, meglio così. E questo è il bello del poter vedere le misure perché l'ho scelto anche in base alla altezza, questo qui. Comunque la particolarità di questo body, come vedete, sta nelle spalline, sono super fini e hanno tutte queste margheritine stupende fin sul retro e sono anche regolabili. Questo è super super carino, dà un effetto un filino più elegantino rispetto al tie-dye di prima e diciamo che si può usare sempre di giorno tranquillamente, ma già anche tipo per un aperitivo la sera o comunque per un'occasione leggermente meno informale, diciamo, secondo me è perfetto. E comunque molto carino, cioè non so come spiegarlo, mi sa molto di fine, carino, molto cute. Passiamo al terzo abbinamento e iniziamo a coprirci, quindi iniziamo a sentire un po' di freddo e andando verso l'autunno è anche normale, quindi iniziamo a coprirci e io aggiungerei allo shorts e al body questo cardigan meraviglioso con la manica a palloncino, ricorda tantissimo il cardigan di Moms & Made, l'avevo visto da Barbara e l'ho adorato, solo che quello costa una paccata, questo è molto simile, costa 20 euro all'incirca, è bello lunghino quindi va anche a coprire il pantaloncino, mi piace tantissimo l'effetto, molto cosy, molto, boh, mi dà proprio effetto di calore, tipo da cioccolata calda con i marshmallow davanti al camino in una baita, ecco, però vabbè, diciamo che il calzoncino corto non è proprio da baita in estate magari sì, comunque mi piace tantissimo l'effetto del pantaloncino corto e del cardigan così lungo. Secondo me slancia tantissimo la figura, anche se il cardigan è molto largo, non appesantisce la figura, ecco. E di questo ad esempio ho preso una L che dice Eur 40-42 addirittura, però essendo così morbido e così va benissimo. Tra l'altro è anche una punta di rosa stupenda,
è proprio il rosa che piace a me, pastelloso, bellissimo, e ragazzi è morbidissimo. Di solito questi tessuti pungono, danno fastidio, danno prurito, e invece questo è veramente top e super morbido, cioè potrei usarlo tipo come copertina la sera per andare a letto, è veramente una cosa stupenda, lo adoro, lo adoro. E no, forse non c'erano altri colori, però se non vi piace esattamente questo cardigan ce ne sono mille mila, infatti poi vedrete nel prossimo video a tema Shein che cosa ho preso come cardigan. Ne trovate veramente di tutti i tipi, quindi andate a dare un'occhiata perché ce ne sono di stupendi. E per finire concludiamo con un capo bello pesante, allora diciamo che non è super 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 pesante perché non è un piumino, ma parliamo di un maglioncino, e qui continua Marta passione margherite, se non si fosse notato. Sono un po' fissata con le margherite e con il lilla ultimamente. Allora, questo maglioncino è bello perché è tutto strappatino, un po' come lo shorts, quindi richiama un po' lo stile dello shorts, anche la manica è tutta strappata. Lilla, ovviamente stupendo, che è un abbinamento che mi fa impazzire. Lilla e jeans mi piace tantissimo, come lilla e bianco, sono due abbinamenti secondo me stupendi. E questo è l'outfit, diciamo, più pesante dei quattro che vi propongo. Arriva un po' cortino, giusto giusto all'altezza dello shorts, è molto carino. Questo ovviamente sempre da giorno, come look un po' più scazzato, diciamo, mettiamola così, è molto molto bello secondo me, anche per andare a scuola, ecco, magari a scuola non con lo shorts, col jeans normale, perché io sono dell'idea che a scuola bisogna andare vestiti in un certo modo e lo shorts è troppo corto. O magari andate con un pantalone da ciclista, quelli che arrivano al ginocchio, o con una gonnellina al ginocchio secondo me sarebbe benissimo con questo qui sopra, oppure con un jeans normale, un pantalone bianco con questo maglioncino secondo me è il top per andare a scuola, è bellissimo. Comunque niente, questo era il quarto e ultimo outfit, diciamo, che ho creato a partire dallo shorts, quindi come avete visto siamo partiti da outfit un pochettino più leggeri fino ad arrivare all'outfit pesante. E niente ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Questi erano tutti i capi che ho scelto per la mia collaborazione con Shein. Non sono pagata per questo video, mi hanno solo esclusivamente detto: scegli tot pezzi dal sito, scegli quello che vuoi e noi te lo inviamo, lo provi e lo recensisci, punto, questo è quanto. Poi sapete che io avevo già provato Shein, quindi mi ero trovata benissimo ed ero super contenta. Quando mi hanno risposto infatti ero gasatissima, perché già conosco il brand e quindi so già che mi sarei trovata bene, e infatti sono molto molto contenta delle mie scelte, sono super super happy. E niente, quindi scrivetemi qui sotto nei commenti qual è il look che vi è piaciuto di più, se il primo, che è ovviamente shorts e tie-dye, il secondo shorts e body con le margheritine, il terzo shorts, body con le margheritine e cardigan, oppure il quarto che è shorts con maglioncino con le margheritine. Fatemi sapere ragazzi, sono super curiosa, oppure scrivetemi come avreste abbinato voi lo shorts. Secondo me ci sarebbe per la sera anche con un bel body lurex, però diciamo che non è tanto il mio genere, quindi ho evitato di prendere una cosa che poi non avrei mai messo nella mia vita, anche perché ho già l'armadio che esplode, quindi non mi sembrava il caso. Taglio qui perché continuo a parlare, continuo a dire ciao e continuo a parlare, vabbè. Quindi niente ragazzi, vi mando un bacione e alla prossima con un nuovo video. Ciao!